Slant Signature 2, apertura 8 per sax tenore. Ecco una visione frontale del becco, dove vediamo il logo inclinato di Theo One come negli slant d'epoca. Slant significa infatti appunto inclinato, quindi abbiamo questa firma in diagonale. Le dimensioni sono quelle di un becco standard di ebanite, quindi possiamo utilizzare tutte le legature standard per questa misura. Come da costruzione Theo One vediamo che il ciglio è molto sottile, i binari sono leggermente meno sottili delle altre sue imboccature, la finestra è leggermente meno ampia. Come potete vedere nella prima parte del bocchino, adesso vi seleziono una foto in cui questo aspetto è più evidente, ecco, abbiamo un tetto piuttosto pronunciato, sicuramente più basso e più pronunciato rispetto ad uno slant d'epoca, il che dà un carattere più moderno al suono, più enfasi delle frequenze medie e più proiezione. Quindi diciamo che si tratta, a mio avviso, di un becco che nello spettro sonoro è per così dire medio brillante, e la camera è una camera larga come nelle altre imboccature di Theo One. È sicuramente un becco molto facile da suonare e molto omogeneo su tutto il registro. Diciamo che nella zona acuta, dal do col portavoce in su, c'è un'enfasi delle frequenze medie e il suono diventa più moderno. Mm-hmm.